capirete la motivazione di questo intro se continuerete a vedere il video fino alla fine. Ciao a tutti, eccoci con la prima puntata di Danza con Gio per questo mese. Questa prima puntata è dedicata ad un personaggio e al suo prodotto. Un personaggio che si chiama Felix Mendelssohn, che nacque appunto il 3 febbraio del 1809, quindi oggi sarebbe il suo 211esimo compleanno. Assolutamente inverosimile, però mi sembrava giusto festeggiare, anche perché Felix Mendelssohn è il famoso autore non solo della marcia nuziale che ho canticchiato all'inizio, avete capito perché, ma soprattutto del balletto Sogno di una notte di mezz'estate, ispiratosi alla famosa opera di William Shakespeare. Ispirato perché appunto non viene ripresa tutta l'opera, ma solamente la parte che riguarda la foresta incantata. Ora, non so quanta cultura abbiate voi di Shakespeare e se conosciate la storia completa, vi narrerò la parte che viene narrata all'interno del balletto. In questo modo magari andrete poi a rivedervelo e vi invoglierà a vedere magari le versioni cinematografiche dell'opera, piuttosto che andare a leggervi il vero e proprio romanzo, cosa che io devo fare. Sto cercando di recuperare la versione della Burr come Romeo e Giulietta, con la trascrizione in inglese e con tutte le note. Nel balletto la vicenda avviene nella parte della foresta incantata, come dicevo, quindi arriviamo nel momento in cui Oberon e Titania, ovvero il re e la regina degli elfi, si stanno litigando un paggetto nuovo, come se fosse un giocattolino nuovo, e al momento è in possesso di Titania, ma Oberon lo vuole per sé, perché i due regnanti hanno due corti diverse, di conseguenza dei servitori differenti. Sto paggetto io non so che cosa avesse, comunque. Nel frattempo in questa foresta appaiono due coppie, la coppia formata da Lisandro ed Ermia, che praticamente è una coppia super 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 innamorata e sta passeggiando appunto nel bosco, invece una coppia che li segue, Demetrio e Elena, nel quale Elena è follemente innamorata di Demetrio, Demetrio è follemente innamorato di Ermia, quindi questi quattro personaggi non possono che fare casino, cosa che faranno. Il pasticciolo crea Puck, inizialmente ingaggiato da Oberon per andare a recuperare la polvere di un fiore fatato che ha il potere di far innamorare la persona sul quale viene utilizzato e la prima persona che vede. Quindi lui fa un po' di pasticcio e cosa succede alla fine della fiera? Per cercare di sistemare le due coppie, stavano passeggiando appunto nel bosco, lui si distrae, vede un po' queste due coppie, in realtà la polverina andava usata su Titania, ma Puck la userà su Titania solo all'ultimo momento, farà innamorare Demetrio di Elena, cosa molto positiva, ma farà innamorare di Elena anche Lisandro, quindi Ermia si ritroverà sola come un cane con il suo innamorato che sta rincorrendo una persona di cui non conosceva nemmeno l'esistenza, e Elena si sentirà presa in giro perché nel momento in cui nessuno la voleva, adesso ha due uomini che la stanno inseguendo e quindi inizia questo inseguimento nella foresta. Nella corte di Titania arriva Puck, che appunto mentre Titania dorme polvera la polvere di Fatina, ma purtroppo nel momento in cui le sparge la polvere arriva Bottom, che è un zotico ubriacone che si trova perso nel bosco, finisce anche lui sotto la magia di Puck e gli viene trasformata la testa in quella di un asino. E ovviamente chi è che passa davanti agli occhi di Titania appena questa si sveglia? E quindi lei si fa distrarre a questo Bottom ed è profondamente innamorata. A questo punto Oberon è incavolato nero perché dice: ti ho dato un compito, Puck, e non sei riuscito a portarlo a termine nella maniera giusta. Io volevo che tu usassi la polverina di Fiorellino per far innamorare Titania di me, in modo che lei poi mi regalasse il paggetto in segno d'amore. Invece tu hai fatto un casino. Puck fa in modo che una nebbia magica scenda su tutta la foresta e faccia addormentare tutti, in modo che lui possa risolvere le cose. Vengono risolte e con questo si chiude il primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo i festeggiamenti di tre matrimoni: quello tra Demetrio e Elena, quello tra Lisandro e Ermia e quello tra Ippolita e il Duca, che nell'opera di Shakespeare hanno molto più spazio nel primo atto dell'opera. Nel balletto gli viene data un'entrata sul finire del primo atto, dopodiché faranno i loro passiadue, le loro entrate nel secondo atto. Ippolita, tra l'altro, se non mi sbaglio, tecnicamente dovrebbe essere una di quelle un pochino più avanti rispetto ad altri. E quindi ci sono questi tre matrimoni, a
questo punto si apre il secondo atto con la famosa marcia nuziale, e sul finire del secondo atto vediamo Oberon e Titania che fanno pace, finalmente si rappacificano e non pensano più al paggetto miracolante. Che sul finale finale c'è Puck che, attorniato dalle fatine delle due corti, si issa nel cielo e vola sospeso su queste edere che lo tirano. Era la prima volta che lo vedevo per intero, Sogno di una notte di mezz'estate, ed è stata una visione piacevole, anche perché la musica di Mendelssohn, che compose quest'opera che aveva solo 17 anni, è molto bella, nonostante i pezzi musicali siano molto lunghi, non ci sono le variazioni singole come nel balletto tradizionale. La versione che conosciamo di più ad oggi è quella di Balanchine, che sta girando in tutto il mondo e che ha fatto anche la versione che ho visto io della Scala con i famosissimi Alessandra Ferri e Roberto Bolle. Ho selezionato per voi 5 parti di questo balletto che secondo me tecnicamente, musicalmente, espressivamente, insomma sotto ogni aspetto, sono le più belle, le più emozionanti. Una persona che è del mestiere o che comunque si deve preparare magari per un'esibizione o cose del genere, possono essere dei buonissimi spunti. Il primo che vi voglio nominare è la prima scena che vediamo, che è il passo 2 di Titania e del suo cortigiano. Quindi siamo nella corte di Titania, appena parte la musica o poco dopo c'è Titania che appunto balla con questo cortigiano, e il passo 2 è molto bello musicalmente, diciamo che non è il migliore, però le prese sono molto belle, quindi secondo me è da prenderci spunto. Insomma, il numero 2 è la corte di Oberon, quando si sono accese le luci sulla corte di Oberon, quindi tutta questa scena con, saranno state almeno 30 fatine che si muovono all'unisono anche imballando pezzettini coreografici diversi, e soprattutto con Oberon alias Roberto Bolle che fa tutte queste batterie velocissime, pazzesche, tecnicamente e musicalmente molto elevato secondo me. Il terzo pezzo è la variazione di Titania prima che vada a dormire, c'è questo pezzo lirico. E mi piaceva tantissimo la musica e in generale anche la variazione di Titania puramente neoclassica, perché come dicevo si tratta di Balanchine, l'autore più neoclassico che esista al mondo, tecnicamente un po' difficile secondo me, ma molto carina. In più anche tutto il contorno della corte di Titania è molto bello e accurato. Poi abbiamo la marcia nuziale, ci sarà un motivo se questo brano è diventato famosissimo, utilizzato in tutti i matrimoni del mondo, mi fa veramente venire le lacrime agli occhi da quanto è bello, bellissimo. Bellissima la coreografia corale che c'è all'interno con queste tre coppie, anche con tutto il corpo di ballo che si esibisce su questa marcia, veramente bello, e sì, c'è un motivo se la marcia nuziale piace. In ultimo abbiamo il passo 2 di chiusura tra Oberon e Titania che finalmente si sono rappacificati, e che dire, vedere ballare insieme Roberto Bolle e Alessandra Ferri per me è una cosa meravigliosa, sono bravissimi. Un balletto che vi consiglio di guardare, non è il classico balletto che si va a vedere a teatro, normalmente i bambini soprattutto magari vanno a vedere La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, però è un balletto che secondo me potrebbe piacere anche un po' ai profani, perché riprende comunque un'opera popolare scritta da Shakespeare, quindi ve lo consiglio, andatevelo a vedere, non aspettatevi di rivedere l'opera di Shakespeare. Voi l'avete visto questo balletto? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, dove lo spazio è tutto vostro. Se avete voglia di qualche recensione di qualche altro balletto, fatemelo sapere sempre qua sotto. Fatemi sapere anche di tutto il balletto qual è il brano, piuttosto che la variazione, il pezzettino ballato che vi è piaciuto di più. Noi ci vediamo con Danza con Joe il 17 febbraio, mentre il prossimo video sarà il 6 febbraio con il nostro tag mensile. Seguitemi anche su tutti i vari social, mettete like ai vari post e soprattutto partecipate ai giochini, alle iniziative che vi propongo, perché potrebbero servirmi per qualche video e vi sarei molto grata. Un bacione, al prossimo video, ciao!